Benvenuti guardiani in questo nuovo video su Destiny con tutti i possibili drop nell'hard mode della caduta di un re. Iniziamo subito dallo stregone. Come potete vedere, ho messo a confronto i pezzi nel raid normale e quello dell'hard mode. Come potete vedere, cambiano solamente la shader, che in questi nuovi pezzi sono un po' più accattivanti, con dei colori un po' più scuri. Passiamo poi al titano, che come potete vedere anche per esso troveremo colori più scuri, con la prevalenza di un nero e di un verde acceso. E al cacciatore, come vedete, i pezzi sono sempre gli stessi, cambia solamente il colore. Passiamo alle armi dell'hard mode. Come vedete, sono anche per loro vale la stessa cosa, colori più scuri, quindi prevalenza nel nero piuttosto del grigio e del verde. Stesse armi, ovviamente saranno molto più potenti. Troveremo anche gli emblemi e la nave. Potete droppare questi quattro emblemi, appunto, sempre in questo hard mode, e anche la fatidica nave che avevamo visto nei vari live stream, la nave Agonarca possiamo chiamarla. Detto ciò, vi ricordo che la luce consigliata per questo raid va dai 300 ai 320 di luce, quindi dropperemo pezzi, ragazzi, dai 310 in su. L'hard mode sarà accessibile venerdì, quindi ragazzi tutti collegati per testare questa nuova modalità. Ripeto che secondo la Bungie è il raid più difficile che abbiano mai realizzato, quindi pronti a scoprire le nuove tattiche. Vi invito a lasciare un pollicino alzato, un parere qua sotto. Vi annuncio anche che ho comprato da poco un nuovo microfono, quindi non sentirete più la mia voce in questa maniera abbastanza di merda. Domani ci sarà un nuovo video della review su Walking Dead episodio 2 della sesta stagione. Qua è morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.